in collegamento in diretta a Massimo Profeta. Massimo, buonasera. Sì, buonasera Marina, buonasera a te e a tutti gli amici in visione e all'ascolto. Dunque, bollettino Covid di oggi, martedì 20 aprile 2021, 170 nuovi positivi di età compresa tra 4 mesi e 87 anni, 415 i guariti. Positivi con età inferiore ai 19 anni sono 31, di cui 10 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 9 in provincia di Teramo e 10 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 2345, di età compresa tra 58 e 91 anni, uno in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Teramo. Del totale odierno però 5 casi sono riferiti a decessi che sono avvenuti appunto nei giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle ASL. Oggi sono stati eseguiti 3.363 tamponi molecolari e 2.096 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici è pari a 3,1%. 494 pazienti, meno 20 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 51 meno 1 rispetto a ieri e con 2 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 8.960, meno 232 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il totale dei positivi, del totale dei casi positivi, 17.342 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 52 rispetto a ieri, 17.809 in provincia di Chieti, più 37, 17.631 in provincia di Pescara, più 18, 16.124 in provincia di Teramo, più 60, 553 fuori regione e 191 per i quali sono in corso naturalmente verifiche. Sulla provenienza, dati naturalmente comunicati dall'assessorato regionale alla sanità. Marina. Grazie a Massimo Profeta.